Buonasera a tutti, siamo qui con Antonio Balmer, che è un compagno americano, un membro della direzione di Socialist Revolution, la sezione della tendenza marxista internazionale negli Stati Uniti. Con lui cercheremo di commentare gli aspetti salienti del risultato elettorale e anche le prospettive per la lotta di classe negli Stati Uniti. Innanzitutto, Antonio, ti ringraziamo per essere qua con noi e ancora una volta. E Antonio parlerà in italiano, quindi questo renderà più facile il seguito della nostra dell'intervista. Comincerei subito con la prima domanda. Che direttamente sulle elezioni del 3 novembre, che secondo ormai hanno finalmente decretato un risultato. Ha vinto Biden. Quali sono, secondo te, le ragioni della sua vittoria? Quindi direi che il tema principale di queste elezioni è stato la polarizzazione. Abbiamo visto una forte polarizzazione intorno alla figura di Trump e queste elezioni sono state presentate come un referendum su Trump, cioè a favore o contro il presidente. Allora forse la domanda più giusta sarebbe perché dopo l'esperienza degli ultimi anni ha vinto Biden con tanta difficoltà, no? Perché i commentatori politici, i media, continuavano a informare che Biden aveva un forte vantaggio confermato da tutta una serie di sondaggi che apparentemente assicuravano che Biden era in testa nei stati indecisi, stati chiave, quindi prevedevano una vittoria schiacciante di Biden. Poi invece alla fine c'è stata una gara molto combattuta e il risultato lo hanno annunciato solo dopo 5 giorni, cioè durante 5 giorni non c'era ancora un chiaro vincitore, era tutto sul filo del rasoio e con margini sottilissimi. E se guardiamo la questione del finanziamento di queste elezioni, che sono state le elezioni più care nella storia, i partiti hanno speso in totale 14 miliardi di dollari, più della somma delle due elezioni precedenti messe insieme. E soltanto il 22% di questa cifra viene da piccoli donazioni. Principalmente si tratta di contributi massicci oppure investimenti più precisamente direttamente della classe dominante. E in questo senso è importante notare che mentre in passato i grandi contributori e praticamente tutti i settori delle aziende erano disposti a contribuire soldi ai due partiti in quantità molto simili, in queste elezioni invece i democratici hanno ricevuto in totale più del doppio dei contributi che i repubblicani. Il settore finanziario, per esempio, ha donato 74 milioni a Biden, 18 milioni a Trump e così via in quasi tutti gli altri settori. Quindi Biden è stato chiaramente il candidato preferito dalla borghesia in generale, preferito anche da alcuni repubblicani dell'establishment che rappresentano la tradizione del conservatorismo moderato di prima di Trump e anche di elettori delle zone suburbane tipicamente più benestanti, moderate. Molti di questi strati hanno abbandonato il partito repubblicano che ormai è chiaramente diventato il partito di Trump. E dall'altro lato Biden ha cercato di raccogliere tutto il voto anti-Trump, il voto di tutti i settori della società che sono scontenti con Trump, che come puoi immaginare è un settore molto ampio della popolazione. E questo è stato proprio il messaggio quasi esclusivo della sua campagna: io non sono Donald Trump. Quindi tutto il periodo elettorale è anche stato presentato dai media come se queste fossero le elezioni più importanti delle nostre vite. Biden l'ha descritto come una battaglia per l'anima del paese. E effettivamente questi mesi sono stati caratterizzati da una tensione sociale senza precedenti.
nelle notizie mostrano sempre più spesso episodi di scontri violenti fra sostenitori di Trump e manifestanti anti-Trump, anche una forte crescita nella vendita di armi. Molti erano preoccupati per la possibilità di uno scoppio di violenza intorno alle elezioni o nel contesto di risultati più poco chiari o contestati. Insomma, siamo davanti ad una situazione di forte polarizzazione che molti hanno addirittura descritto come una tensione che va nella direzione di una guerra civile, cosa che un anno fa ci avrebbe sembrato un confronto abbastanza esagerato. Alla fine abbiamo visto livelli storici di partecipazione, 66% degli elettori hanno partecipato, che però non ha messo fine all'immagine polarizzata del paese. I democratici vogliono presentare il risultato come una vittoria decisiva, un forte mandato, siccome ha ricevuto un livello storico di voti, ma dall'altro Trump ha anche ricevuto un appoggio storico. È stato 79 milioni voti per Biden, 73 milioni per Trump, entrambi sono risultati record, ma comunque più del 34% della popolazione non ha votato né per Trump né per Biden. E come ogni anno astensioni, i non votanti sono stati la maggioranza rispetto ai candidati nelle elezioni. Questo dimostra che, nonostante la polarizzazione e l'importanza che tutti i media e tutti i commentatori hanno dato a questa elezione, la maggior parte della popolazione continua a non avere rappresentanza politica e si rifiuta a votare per qualsiasi dei due candidati della classe dominante. Benissimo. Però, nonostante questa descrizione che hai fatto, molto azzeccata, di Biden e dei suoi finanziamenti, qua a sinistra in Italia c'è un sacco di entusiasmo per la sconfitta di Trump. Sono tutti contenti che questo mostro se ne sia andato, se ne dovrebbe andare. Ma però spiegaci un po' di più. Questo Biden può essere veramente l'alternativa? E qual è il suo programma? Quindi Biden dice che sarà il presidente di tutti gli americani, che vuole mettere fine alle divisioni sociali, unificare il paese e così via. Quello che rappresenta Biden è chiaramente gli interessi della grande borghesia statunitense, una classe che durante gli ultimi 4 anni ha vissuto costanti turbolenze, la instabilità provocata dallo stesso capo di Stato che con ogni tweet ha scatenato il caos. E con Biden la borghesia torna invece ad avere un rappresentante proprio rispettabile. Relativamente, perché non dimentichiamo che ci sono gravi accuse, gravi affermazioni contro Biden di orribili violenza sessuale che il Partito Democratico ha nascosto sotto il tappeto. E dall'altro il fatto che Biden sarà il presidente più vecchio della storia del paese, e che sembra che, data la sua età, sembra che ha molto difficoltà ogni volta che parla. Ma comunque dal punto di vista della borghesia, Biden è uno strumento prevedibile che difenderà i loro interessi. O questo almeno è quello che sperano, se guardiamo gli enormi investimenti che hanno fatto. Ma sostanzialmente Biden non rappresenta un'alternativa rispetto a Trump. Dal punto di vista della classe lavoratrice, dei giovani, di quelli che vogliono combattere il razzismo, questa violenza incontrollabile della polizia contro le persone nere, Biden, che ha consigliato ai poliziotti di limitarsi a sparare alle gambe, non ha appoggiato il movimento. Anzi, lui, come la vicepresidente Kamala Harris, hanno un passato politico molto chiaro di rafforzare l'incarcerazione di massa, rafforzare i corpi della violenza di Stato contro i settori più oppressi, vulnerabili della popolazione. Se guardiamo la questione della crisi climatica, Biden ci vuole presentarsi come il presidente salvatore del clima, nello stesso modo che Obama voleva essere percepito come un progressista in questo ambito. E molti dicono, vabbè, rispetto a Trump,
è sicuramente un passo avanti con Biden. Ma se analizziamo quegli 8 anni che abbiamo vissuto sotto Obama-Biden, cosa hanno fatto per il clima? Sotto quella amministrazione c'è stata la crescita più grande e più veloce del settore dei combustibili fossili della storia del paese. Il settore del petrolio è cresciuto di 88% sotto Obama e Biden. Quella amministrazione era piena di rappresentanti dell'industria e sono questi stessi i suoi consiglieri nell'ambito del clima di Biden. Si sono messi l'obiettivo di arrivare a zero emissioni nette, non in questo decennio, ma piuttosto in 30 anni. E ricordiamo che Biden sarà presidente per 4 anni o 8 al massimo, quindi è molto chiaro che il loro vero obiettivo è di assicurare che qualunque transizione che si faccia darà un profitto alla classe dominante. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è precisamente la stessa storia. C'è un sostegno molto ampio per la creazione di un sistema sanitario pubblico, ma Biden e il Partito Democratico sono completamente in mani delle compagnie di assicurazione, allora non vedremo nessun cambiamento. Quindi Biden stesso ha detto nei dibattiti che lui è contro Green New Deal, contro un programma di sanità pubblico come quello proposto da Sanders, Medicare for All e così via. Insomma, tutte le proposte di Sanders, e questo durante la campagna elettorale, che normalmente quando mentono e fanno promesse che non compiranno, ma Biden ha scelto presentarsi come un candidato più a destra. È chiaro che il campo Biden non è composto da una base di sostegno fedele, ma piuttosto è una coalizione anti-Trump interclassista che include sia Wall Street come settori della classe operaia, quindi esiste ovviamente un'altra corrente radicale anche con ambizioni rivoluzionarie in questo processo di radicalizzazione, che però non trovano una rappresentanza politica chiara. Molti di questi hanno votato Biden per sbarazzarsi di Trump, oppure formano parte del terzo degli elettori che hanno deciso di non votare, ma tutti quelli che vogliono un cambiamento non lo troveranno con Biden. Questo sarà ancora un governo di crisi che, come gli altri governi capitalisti, cercherà di far pagare la classe operaia. Benissimo. Però, dopo il risultato elettorale, Trump si è posto di traverso, denuncia brogli e dice che è lui il vero presidente. Fin dove credi che sia disposto a spingersi in questo scontro con i democratici? Andrà fino in fondo? Vorremmo sapere qual è la situazione su questo versante. Sì, allora anche in questo aspetto vediamo come queste elezioni sono state totalmente inedite. Anche se tutti in certo modo aspettavano questa reazione da Trump, che non ha mai garantito pubblicamente di accettare i risultati elettorali, anzi ha approfittato delle condizioni straordinariamente insolite della pandemia per mettere in dubbio i risultati e giustificare la sconfitta agli occhi della sua base. E questo l'ha fatto concretamente affermando che il voto per corrispondenza crea la possibilità per la frode elettorale, ed è un argomento che non è sostenuto da nessuna prova, ma l'ha ripetuto molte volte in tutta la campagna, e c'è sicuramente una parte della base e della sua base che considera illegittima la vittoria di Biden. Poi dall'altro lato l'establishment lamenta che Trump stia mettendo in pericolo la legittimità delle istituzioni borghesi, delle elezioni, del governo, che è praticamente quello che ha fatto dall'inizio della sua presidenza. Quello che non riescono a capire i liberali e strateghi politici della borghesia, che danno la colpa a Trump per la polarizzazione, per delegittimare le istituzioni, i media
e che non è la figura di Trump che ha provocato questa divisione sociale. E non è solo Trump che sta minando la legittimità delle istituzioni. C'è piuttosto un ampio rifiuto verso tutte queste cose, tutte queste istituzioni, per esempio come il collegio elettorale, che è percepito ampiamente come un'assurdità antidemocratica, antiquata. Infatti il 60% della popolazione è a favore dell'abolizione di questo sistema elettorale, che non esiste in qualsiasi altro paese. Per quanto riguarda le affermazioni di Broglie, oltre le dichiarazioni che ha fatto Trump dicendo che lui è il vero vincitore, se contano solo le schede legali, ha cercato di portare questa battaglia al campo giuridico. La sua campagna ha presentato moltissimi casi, centinaia di casi in tribunale, che però non ha avuto nessun effetto finora, perché semplicemente non c'è nessuna base legale per le affermazioni che Trump ha fatto. Non ci sono prove di brogli, anche se Trump ha approfittato negli ultimi anni per aggiungere giudici conservatori al Tribunale Supremo, e anche a livello statale questi casi legali formano piuttosto parte di un tentativo di posizionarsi per mantenere la sua influenza politica fuori della Casa Bianca, cioè dopo la sua uscita dalla presidenza. Io credo ecco la strategia di Trump. E appunto quello che dobbiamo sottolineare è che questa strategia di votare Biden perché se ne vada Trump non ha affatto dato fine al fenomeno Trump, no? Non ha messo fine alla polarizzazione e non ha fatto niente per impedire il ritorno di Trump o di qualcuno anche peggiore di Trump. Questa tensione sociale non si è stata risolta affatto dalla vittoria di Biden. Bene, ecco, parliamo adesso un po' di queste tensioni sociali, soprattutto per quello che riguarda il nostro campo, il nostro versante, le grandi mobilitazioni di massa che ci sono state negli ultimi mesi. Quali credi che sia stato il loro ruolo nella campagna elettorale e in queste elezioni? E pensi che nel futuro queste mobilitazioni potranno spostare Biden a sinistra, oppure è un'illusione appunto di chi da sinistra vota i democratici? Sì, ovviamente da quest'estate abbiamo vissuto il movimento Black Lives Matter con mobilitazioni su scala senza precedenti che hanno impattato ogni città del paese senza eccezione. Si tratta di 2.500 città impattate da manifestazioni. E tutti parlano della storica partecipazione nelle elezioni, che per milioni di persone è un atto che consisteva in tracciare un segno su una scheda e metterla nella posta. Invece quest'estate 26 milioni di persone sono uscite in strada in protesta, ci sono stati scontri violenti con la polizia, truppe militari in decine di città, gas lacrimogeni in 100 città, 14.000 sono stati arrestati, e adesso i liberali fanno come se non fosse mai successo niente. Biden non ha sostenuto il movimento, anzi si è allontanato, ha riferito al movimento come disordini, rivolta, incolpato a Trump per provocare il caos, ma Biden ha detto che lui è del lato della polizia e non è d'accordo con le rivendicazioni di riformare o tagliare i fondi alla polizia, anzi vuole aumentare i loro finanziamenti. Quindi nel trascorso di pochi mesi abbiamo vissuto un movimento veramente massiccio con caratteristiche insurrezionali, che però non ha nessuna espressione politica, nessuna rappresentanza nei limiti dei due partiti. Ricordiamo che in giugno, quando i manifestanti hanno bruciato la stazione della polizia in Minneapolis, un atto di insurrezione, 54% della popolazione era d'accordo con quest'atto, l'ha percepito come un atto giustificato. Cioè, più sostegno popolare che qualunque dei due candidati
nelle elezioni, ma se pochi mesi dopo il movimento di massa più grande della storia del paese i democratici possono fare come se niente, questo rende molto chiaro che Biden non può essere spostato a sinistra in nessun modo. Infatti, i democratici adesso stanno preparando un'offensiva contro la sinistra dentro il partito. Stanno incolpando i cosiddetti socialisti per le perdite di seggi nella Camera e il Senato. E hanno detto non vogliamo mai sentire la parola socialismo in bocca di un democratico. E così questa è l'offensiva che stanno iniziando. E tuttavia esiste chiaramente nella società una voglia di lottare, una ampi settori dei giovani lavoratori disposti a fare sciopero, decine di milioni che si considerano socialisti. Insomma, la forza sociale esiste ben per la creazione di un partito di massa. Infatti, oltre il 60% della popolazione non si sente ben rappresentato da nessuno dei due partiti. Quindi il compito urgente del movimento obrero è la costruzione di un nuovo partito di massa basato sulle risorse e la forza indipendente della classe lavoratrice. E per noi tutta l'urgenza di attuare l'urgenza di combattere Trump, il trumpismo, di combattere il razzismo e la destra, di affrontare la crisi climatica, tutti questi obiettivi sono effettivamente questioni di urgenza che però solo possiamo affrontare in modo efficace con un veicolo politico proprio della classe. Appunto, parliamo della situazione della classe operaia, hai parlato degli scioperi, però ci interesserebbe un po' meglio capire qual è il ruolo dei sindacati in queste elezioni e in questi mesi. Qual è stato il comportamento dei vertici della AFL-CIO durante Black Lives Matter e poi nelle elezioni del 3 novembre? Prima di tutto i dirigenti sindacali hanno regalato 175 milioni di dollari a Biden, sprecando le risorse preziose del movimento operaio verso il partito dei padroni, come l'hanno fatto in 2016 per Hillary Clinton e in tutte le altre elezioni. Ma questa volta un dettaglio che abbiamo visto è che i sondaggi exit polls dopo le votazioni mostrano che fra gli elettori che sono membri dei sindacati o che hanno qualcuno in famiglia che sia membro di un sindacato, circa il 40% di questi elettori hanno votato per Trump. Cioè, nonostante la posizione liberale presa dai dirigenti, vediamo questa divisione anche nella classe lavoratrice organizzata. E dobbiamo anche tenere presente che il livello di sindacalizzazione è molto basso in questo momento, nelle industrie il settore privato è solo 6% dei lavoratori che sono aderenti a sindacati, e per la maggior parte sono lavoratori di mezza età, lavoratori più anziani. Così. Comunque, questo risultato è una indicazione sullo stato d'animo di molti lavoratori con rispetto al Partito Democratico. Per quanto riguarda questa polarizzazione del paese, sotto la superficie di essere un conflitto fra i partiti, c'è un profondo malcontento sociale della classe lavoratrice che dall'ultima crisi 2008 ha vissuto un forte crollo delle condizioni di vita. E credo che è questa l'essenza dello stato d'animo della classe lavoratrice. C'è una profonda rabbia sociale, non c'è un desiderio per la moderazione, ma piuttosto un rifiuto dello status quo. E gli anni dopo l'ultima crisi erano gli anni del governo democratico, Obama-Biden, cioè tutto il periodo che ha preparato il cammino per l'ascesa di Trump era la scuola dei democratici. Decine di milioni di lavoratori hanno correttamente tratto la conclusione che a questo partito non gli importa niente la sopravvivenza dei lavoratori. Ma siccome non c'era un'alternativa di classe alla sinistra, uno strato importante della classe ha identificato a Trump
come l'unico candidato disposto a resistere il potere dell'elite e come abbiamo visto quando Trump accusa Biden di essere il candidato di Wall Street, in questo senso ha ragione, effettivamente è proprio questo l'immagine del Partito Democratico che hanno molto lavoratori, quindi mentre non ci sia un partito di massa della classe lavoratrice vedremo figure nefaste come Trump approfittare di questo vuoto nel panorama politico per dividere la classe politicamente e quelli socialisti che pensano che possiamo utilizzare il Partito Democratico per i nostri fini formano parte di questa diabolica alleanza interclassista che non fa avanzare il movimento socialista. Al contrario, questa cosiddetta strategia solo svolge il ruolo di rafforzare la divisione della classe secondo linea che sono linee reazionarie. Infatti, noi sappiamo che Socialist Revolution lavora attivamente, come tu hai detto, proprio per sviluppare l'indipendenza di classe del movimento operaio in America, negli Stati Uniti. Quali sono, come ultima domanda, le prospettive quindi oggi per il movimento operaio dopo la sconfitta di Trump? E qual è, ci puoi riassumere, già alcuni aspetti li hai accennati, la posizione di Socialist Revolution della nostra sezione della TMI negli Stati Uniti? Sì, allora anche se per il momento vediamo che la classe lavoratrice è divisa e possiamo anche vedere i contorni dell'imminente futuro della lotta di classe. Poi non dimentichiamo che all'inizio delle elezioni primarie democratiche quello che spaventava profondamente la borghesia e i commentatori politici non era né Trump né l'economia né il virus, ma piuttosto l'entusiasmo e il profondo sostegno verso Bernie Sanders, che mostrava avere una base, un impulso molto più forte che Biden. Finché la direzione del partito, tutta la pressione dell'establishment, anche l'intervento diretto di Obama, hanno tutti obbligato a tutti gli altri candidati a ritirare le loro campagne per sostenere a Biden e fermare a Sanders. Nonostante lo spettro del socialismo nel panorama politico è sempre lì, anche se per il momento non ha trovato un'espressione nell'ambito elettorale. Questi elementi, i giovani socialisti, la generazione modellata dall'esperienza della crisi 2008, di decenni di crisi e di stagnazione, adesso con l'esperienza di 2020, tutto questo ha forgiato la concezione del mondo di decine di milioni con una prospettiva di classe, una prospettiva socialista, che ormai formano lo strato più numeroso della classe lavoratrice, della popolazione in generale. Fra i giovani di meno di 35 anni, solo circa l'8% sono aderenti per il momento ai sindacati. Ma il 71% di questa generazione sono a favore dei sindacati e vorrebbero essere organizzati. Anche la generazione più disposta a considerarsi parte della classe operaia, mentre che le precedenti generazioni dal dopoguerra fino agli ultimi decenni tipicamente si consideravano della classe media. Quindi c'è stata una crescita della coscienza di classe. E vediamo la stessa storia nell'ambito politico. Oltre il 40% della popolazione generale ha delle simpatie per il socialismo, mentre tra persone di meno di 35 anni il 70% sarebbero disposti a votare per un candidato socialista. Quindi con tutto questo vediamo gli elementi generali che daranno forma agli anni 2020, a questo decennio che ci aspetta. E anche se la classe dominante ha tirato un sospiro di sollievo con la vittoria del loro candidato, di Biden, noi vediamo chiaramente uno strato sociale importante
che forma una corrente nella direzione del socialismo rivoluzionario, e questo strato è il nostro strato, che noi abbiamo davanti il compito di organizzare, sì, come lo stiamo facendo negli Stati Uniti, ma anche in tutti i paesi del mondo. Bene, ringraziamo Antonio per questa sua intervista molto molto interessante. La lotta dei compagni degli Stati Uniti di Socialist Revolution è la nostra lotta, è la lotta della tendenza marxista internazionale, un'organizzazione unica, un partito internazionale della rivoluzione, a cui chiediamo anche voi che ci state ascoltando di aderire se già non ne fate parte. I nostri appuntamenti continueranno, ci saranno dei video sia il venerdì che il lunedì, ci saranno dei gruppi di studio marxista, intensifichiamo le nostre attività online con la seconda ondata del coronavirus, restate sintonizzati su questi canali YouTube, sulle nostre pagine Facebook, sui nostri siti rivoluzione.red e marxismo.net per saperne di più. Ancora grazie Antonio e arrivederci a tutti. Grazie.